Dopo l'esperienza di Two Point Hospital non potevo lasciarmi scappare questo gioco qua. Davvero, perché mi sono divertito troppo col precedente e questo seguito non vedevo l'ora di giocarlo. E quindi, ragazzi, Two Point Campus. Parliamone insieme. Bentrovati su Crystal Cross Gaming, ragazzi. Allora, dopo l'esperienza completa con Two Point Campus, di cui potete recuperare l'intera serie sul secondo canale, è il momento di parlare di questo gioco. Io non vi nascondo che lo attendevo tantissimo perché, come vi ho detto, ho adorato il precedente, ovvero Two Point Hospital. Nel precedente dovevi gestire un ospedale e in questo qua devi gestire un campus universitario. Completamente delirante, con un sacco di stupidità annessa, ma nel senso positivo del termine. Ora, prima di andare nell'analisi un pochettino più precisa, andiamo a vedere bene di che cosa si tratta. Two Point Campus è un business simulator, game sviluppato da Two Point Studios e pubblicato da Sega, è il successore di Two Point Hospital del 2018 e il giocatore deve costruire e gestire un campus universitario. Il gioco è stato rilasciato per Linux, macOS, Windows, Nintendo Switch, PS4, PS5, One e Series X e S il 9 agosto 2022. Ok, quindi, in questo gioco che cosa devi fare? È di fatto un gestionale questo gioco qui, devi gestire un campus universitario, però se avete già avuto l'esperienza di Two Point Hospital già lo sapete, però se non conoscete assolutamente niente di questi giochi non è un gestionale come gli altri, cioè qui tutto è assolutamente imbecille, cioè non c'è niente di serio in questo gestionale, in questo manageriale. Il dettaglio e il livello simulativo raggiunto dai manageriali di altri generi qui è totalmente assente, perché in questo campus, se nei campus normali si deve studiare letteratura, fisica, matematica e tante altre cose, in questo campus si studieranno cose come scienziologia, robotica, musicologia, spingitori di cavalieri, cultura generale, controculturali, cioè sono delle cose veramente assurde e quindi questo gioco è pervaso, letteralmente immerso nell'ironia più assoluta, non c'è nulla di realmente simulativo, ok? Quindi questo va puntualizzato perché anche se la cartunosità del gioco avrebbe dovuto suggerirvi qualcosa e anche solo vedere il trailer era piuttosto esplicativo, però insomma molti gestionali sono effettivamente dei gestionali che vogliono più o meno ricalcare una realtà, questo invece no e quindi doveva essere un po' specificato. L'antefatto è molto semplice, ragazzi, io ho assolutamente adorato Two Point Hospital e quindi questo qua è un seguito, come potevo non giocarlo, secondo voi? Dal momento in cui è stato annunciato io sapevo che l'avrei giocato immediatamente al day one perché l'amore era troppo forte. Io adoro, cioè mi piacciono proprio i gestionali come genere, ma non amo i gestionali troppo complicati, ok? Amo i gestionali abbordabili e adoro assolutamente proprio questo tipo di gestionale. Molto cartunoso, molto sopra le righe, molto ironico, completamente irrealistico. Devo dire che è forse il mio genere preferito di gestionale. Alla fine ho dovuto raggiungere più o meno questa conclusione, ok? Cioè preferisco molto di più questi che i gestionali seri e classici, e assolutamente senza mancare di rispetto a questi ultimi, ci mancherebbe altro. Comunque, il primo impatto con questo gioco qua è, ragazzi, veramente per me è stato molto esemplificativo di quello che mi sono ritrovato a fare durante il gioco. Cioè, dato che è un seguito di Two Point Hospital, io mi aspettavo che avrebbe seguito più o meno un filone simile. Però devo dire che è davvero tanto simile, da moltissimi punti di vista. Certo, certo, in Two Point Hospital tu devi costruire un ospedale, arrivano i pazienti, entrano, devono essere diagnosticati, devono essere curati, poi ti pagano ed escono. E devi soddisfare anche i loro bisogni, devi mettere dei bagni, devi farli mangiare, eccetera. Questo, da molti punti di vista, avviene anche con gli studenti. Il cambiamento forte è che questi studenti rimangono nel campus per parecchio tempo e prima di laurearsi passano degli anni. Il tempo non va sempre a ripetizione senza delle reali divisioni come in Two Point Hospital, che va avanti molto semplicemente. Qui ci sono gli anni di corso e all'interno c'è una divisione netta tra l'anno universitario in cui gli studenti fanno lezione su certe determinate cose e poi il momento in cui si stacca, eccetera. E questo
a mio discapito l'ho dovuto capire bene, perché per esempio molti bisogni degli studenti verranno lasciati in secondo piano durante l'anno scolastico e verranno soddisfatti invece nei periodi di pausa estiva. Perché io ho iniziato il gioco non facendogli fare praticamente pause estive, perché passavo direttamente all'anno successivo, considerando che gli studenti avevano tutto quello che gli serviva. Invece no, perché quando sono nell'anno scolastico, tutti i loro bisogni che tu devi soddisfare all'interno di questi giochi, perché devi costruire, ovviamente, il lato scolastico, devi costruire tutte le aule che gli servono, con tutti i docenti che gli servono. Ma lato studenti devi costruire il dormitorio, devi costruire una sala studenti, devi costruire il bagno, le docce, devi assumere gli inservienti, devi fare tante cose. Bene, questo è molto simile a Two Point Hospital, però di fatto poi queste cose funzionano in una maniera diversa, ok? Proprio di gameplay. E ci vuole un po' a capirlo se arrivi da Two Point Hospital. Questo da un lato, dall'altro però si vede che le similitudini sono proprio tante e Two Point è praticamente diventato un brand a questo punto. Io mi aspetto anche un altro titolo che non so quale sarà, spero che ne arrivi un altro perché comunque ho molto apprezzato questo titolo, in cui con lo stesso archetipo faranno qualcos'altro, cioè nonostante le differenze io giocando a Two Point Campus ho ritrovato davvero tanta familiarità con quello che c'è in Two Point Hospital. Una volta abituatomi alle differenze è andato tutto liscio. Comunque, è un gestionale, ragazzi, quindi vi deve piacere il genere, altrimenti farete molta fatica nonostante tutto. Però, essendo un gestionale abbastanza blando, io credo che sia abbordabile per tanti. Per esempio, se una persona mi dice: guarda, non ho mai giocato a un gestionale in vita mia, dici che è il caso? Io vi dico di sì, ragazzi, perché è abbordabile per essere un gestionale. Non vi direi mai di fare un qualcosa diciamo di livello molto più alto. Io vi direi di iniziare da questi. Artisticamente, a livello tecnico, è fatto molto molto bene, ragazzi. La qualità è ottima, è cartunoso al punto giusto, non è pesante, è molto ben realizzato e tutto quello che c'è è molto carino. A vedersi è davvero molto carino, specie se perdi tempo questo la dice lunga sul mio atteggiamento. Se perdi tempo a arredare tutto per benino, anche solo per il fatto tuo estetico, effettivamente puoi fare dei campus molto molto belli, perché si può gestire anche la parte esterna, anzi, e non solo l'interno come succedeva in Two Point Hospital, anzi molte lezioni saranno fatte all'esterno, tipo l'archeologia, devi costruire una specie di campo solo che vanno a cercare delle reliquie come vecchi copertoni o cose del genere. Però questa è un'altra questione, fa parte del lato ironico. Il gameplay è molto simile, come vi ho detto, a quello di Two Point Hospital, al netto delle differenze che ci sono in questo gioco, perché è proprio un approccio diverso al fluire del tempo e ai bisogni degli studenti invece che dei pazienti come in Two Point Hospital, ma al netto di questo vi abituate a un gameplay che è piuttosto comprensibile, ok? Lato comparto tecnico non ho avuto sostanzialmente bug importanti, forse qualcosa ho visto, forse qualcosa è un po' strano quando si tratta di raggiungere certi obiettivi. Però al netto di questo io non ho avuto grosse recriminazioni da fare e quel poco che vi devo dire ve lo dirò alla fine. Come si svolge la campagna, tra virgolette? Tu hai nella storia, per così dire, tanti campus che devi fare e devi raggiungere degli obiettivi che la missione ti dà per raggiungere una stella, due stelle o tre stelle, ok? Io la terza non l'ho raggiunta mai perché è la più difficile da raggiungere e non serve per raggiungere l'obiettivo finale. Mi sono accontentato di due perché già ne bastava una per passare al campus successivo, però non mi sono voluto accontentare anche perché mi stavo divertendo. Ho scelto una via di mezzo, quindi ho approfondito il gioco abbastanza, ma non proprio in ogni piccolo ambito possibile immaginabile. Comunque, questo è proprio uguale a Two Point Hospital, cioè una volta che finisci un campus te se ne sblocca un altro oppure altri due, una volta finito quello o quelli ti si sbloccano altri fino ad arrivare a quello finale, che è quello tecnicamente più difficile e più ambizioso, in cui poi alla fine arriverai ad ottenere la tua prima stellina e lì partono, c'è il tasto riconoscimenti se vuoi e ci sono i titoli di coda e praticamente il gioco dal punto di vista della main quest, tra virgolette, anche se è un po' blanda la main quest, dovrebbe finire lì. Però in realtà tu puoi tornare nei vecchi campus e questo è un modo di gestire i giochi gestionali, scusate il gioco di parole,
che ho davvero apprezzato, perché per esempio, che ne so, Jurassic World Evolution dovrebbe fare più o meno, faceva la stessa cosa, soprattutto nella sua prima versione, non tanto il 2, e ritornare nei vecchi campus è una bella cosa, perché certe cose che sblocchi, per esempio per quanto riguarda le ricerche o cose del genere, te le ritrovi anche nei campus successivi. Le cose che sblocchi con i kudos, che sono delle stelline che prendi raggiungendo degli obiettivi in-game, puoi sbloccare delle altre cose che abbelliscono o aggiungono funzionalità alle stanze, rendendoti la cosa un po' più semplice, e sono effettivamente sbloccabili livello per livello, e quindi ti facilita le cose sbloccare questo, o magari ogni tanto tornare indietro. Io nella serie non l'ho fatto perché l'abbiamo fatta tutta quanta tirata, ok? Però devo dire che si può fare, e quindi vuoi non vuoi ti puoi a tua volta gestire il gioco un po' come vuoi. Non è, o meglio, sì, la modalità sandbox tecnicamente c'è, ma io non l'ho seguita perché nei gestionali e negli strategici io ho sempre adorato seguire le campagne o le serie di missioni e di scenari. Ok? Ed è quello che abbiamo fatto insieme, perciò mi manca effettivamente un pezzo del gioco, ma quello principale l'ho fatto tutto. Durata? Beh, ragazzi, i gestionali sono tecnicamente infiniti se non vi annoiate a costruire cose, cioè ci sono sempre nuove cose da fare, anche perché il sandbox è potenzialmente infinito, giusto? E non c'è molto altro da dire, ragazzi, secondo me è assolutamente un degno seguito. Ora, attenzione, c'è una cosa da dire, che non è un difetto, è una prospettiva personale, ok? Anzi, facciamo così, un mezzo difettuccio ve lo devo dire. Ci sono alcuni obiettivi, in particolare, che vengono e che sono gli obiettivi tramite cui poi tu, completandoli tutti, raggiungi la valutazione di una stella, due stelle o tre stelle. Io le tre stelle vi ho detto non le ho raggiunte mai, ma per mia volontà. Qualche volta qualche obiettivo per le due stelle mi ha fatto penare infinitamente. Perché certe dinamiche non le capisci bene all'inizio, e non te le spiegano e devi arrivarci per deduzione. Un po' va bene, però certe volte sono cose proprio oscure, tipo alcune tuttora non le ho capite. E siccome non ho avuto il tempo o neanche la voglia, a dire la verità, di andare a vedere su internet come certe cose si risolvono, io mi sono ritrovato in game certe volte a letteralmente non sapere come fare a raggiungere un certo tipo di risultato, ok? E nella serie, se l'avete seguita insieme a me, qualche volta l'avete vista. Però è qualche volta, quindi se proprio devo fare una recriminazione a questo gioco, è questa qui, lato più o meno oggettivo. Dal lato soggettivo invece vi devo dire un'altra cosa. Two Point Hospital è un gioco che è venuto fuori come primo titolo della serie Two Point, prodotta dai Two Point Studios, ok? Che evidentemente hanno costruito degli studios apposta per creare questa serie di giochi. Benissimo, quindi tecnicamente era il loro primo titolo. Ma in realtà Two Point Hospital è l'erede spirituale di un altro gioco che io ho assolutamente adorato da ragazzino e ho giocato da morire, ovvero Team Hospital. D'accordo? Quindi, giocando Two Point Hospital, io non ho avuto soltanto il primo impatto con un gioco che seguiva molto l'archetipo di Team Hospital da tanti punti di vista, è tantissimo ispirato a Team Hospital, ma lo elevava all'ennesima potenza, e per quel titolo lì io avevo un attaccamento emotivo, perché da ragazzino giocavo tantissimo a Team Hospital, e giocare a Two Point Hospital è stata per me una bellissima esperienza, non lo nego, anche per quel fatto lì, per il mio attaccamento emotivo. In Two Point Campus questo attaccamento emotivo di fatto non c'è, perché non c'è nessun precedente, è semplicemente il seguito di Two Point Hospital fatto dai Two Point Studios, che stanno ora seguendo la loro strada. Hanno iniziato il primo titolo come erede spirituale di un'altra cosa e adesso invece stanno facendo un'altra cosa. Se dovessero fare Two Point Park, ovviamente quello sarà ispirato a Theme Park probabilmente, oppure, però se non c'è un rimando a un qualcosa che ha lo stesso, verso cui ho lo stesso attaccamento, è ovvio che il gioco abbia quel qualcosa in meno. E infatti vi devo dire che, se devo scegliere tra l'esperienza che ho vissuto tra Two Point Hospital e Two Point Campus, io probabilmente preferisco Two Point Hospital. Però io credo che sia una cosa molto soggettiva. In realtà Two Point Campus è fatto molto bene, è un titolo assolutamente valido che mi sento di consigliarvi al 100%. E non prendete quest'ultima cosa come un demerito, cioè un seguito che è peggiorato. Assolutamente no, ci sono anzi state delle innovazioni molto apprezzate che in Two Point Hospital non c'erano, e quindi la dovete vedere semplicemente come una cosa soggettiva. Perché? Il ricordo in me di Team Hospital era molto forte, e questo Two Point Campus invece è un prodotto nuovo, ok?
che io lodo assolutamente, ma verso cui non ho lo stesso attaccamento emotivo barra nostalgico che avevo in precedenza. Quindi è ovvio che io vi dica che forse preferisco Two Point Hospital, però dovete anche capire che, che è una cosa prettamente soggettiva e quindi per voi potrebbe essere un'esperienza completamente diversa e potreste invece amare molto di più Two Point Campus. D'accordo? Questo era tutto quello che volevo dirvi. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo, che cosa ne pensate della serie, se l'avete vista o che cosa ne pensate di questo video. La sezione commenti è tutta vostra e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e il link a Patreon, il link alla playlist con tutte le mie recensioni, il link alla playlist con tutte le puntate della serie di Two Point Campus che si trovano sul secondo canale YouTube e infine il link anche per acquistare il gioco. E se lo acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo ragazzi? A presto!